Ok, quindi abbiamo sentito parlare di blockchain, abbiamo sentito parlare di Bitcoin. Queste ovviamente sono le mie due passioni, sono quello che adesso faccio anche di lavoro. Sono, diciamo, anche la mia fissazione. E diciamolo pure, io ovviamente sono un tecnico, sono un informatico. Provo a nasconderlo, ma non mi riesce. Io sono un nerd. Tranquilli, non è grave, ho fatto i test. Non sono qui a spiegarvi perché è meglio programmare in mutande che il codice fluisce da solo. Non vi farò un discorso, ho fatto tutto quanto di codici, robe strane, acronimi, insomma, roba che va bene in una puntata di Big Bang Theory, ma per spiegare che cos'è la blockchain, in realtà non funziona. E fondamentalmente perché io adesso faccio questo di lavoro. Studio la blockchain, vedo come la si può applicare, parlo con le aziende per fargli vedere come la possono applicare per trarre dei vantaggi. Di solito l'approccio classico è quello un po', diciamo, dello spiegone, no? Quello che parte dicendo la blockchain è un registro distribuito su una rete di computer che gestisce transazioni, una noia mortale. Soprattutto non trasmette cos'è veramente la blockchain, non trasmette quali sono i vantaggi che ci dà, che ci può portare. E non trasmette neanche com'è che alla fine è diventata la mia passione e la cosa che mi ha fatto finalmente scoprire che cosa volevo fare da grande. Quindi io parto da questo, parto proprio dallo spiegare come ci sono arrivato. Ci sono arrivato dalla parte sbagliata. Io ho cominciato a studiare la blockchain per dimostrare che non poteva funzionare. Perché all'epoca quello che veniva raccontato sulla blockchain era obiettivamente troppo. Era molto superficiale, spezzettato. Mancavano dei veri esperti a cui andare a chiedere queste cose e erano praticamente quasi irraggiungibili, oltre che essere nerd. Quindi l'unica cosa che potevo fare era quella di dire questa roba deve avere un buco da qualche parte. Perché? Perché andava contro le cose che avevo studiato in università. Andava contro dei teoremi che tengono in piedi l'informatica che facciamo tutti quanti i giorni. Quindi il buco doveva esserci. Vado, lo studio, lo trovo, lo racconto al mondo e di questa cosa non ne parliamo più. Mi ci sono voluti più o meno 4 mesi e mezzo, soprattutto di notte, perché allora facevo un altro lavoro. E dovevo cercare le informazioni da solo, quindi forum, post, blog, video, qualche conferenza, qualche libro. Ma il problema era che erano tutte informazioni che bisognava verificare. E quindi tiro fuori il mio superpotere da nerd, mi metto lì alla tastiera, provo a vedere quello che viene fuori e tengo solo quello che sta in piedi. E alla fine di tutto questo percorso, tentativi su tentativi, ho davanti finalmente il quadro completo, ho imparato tutte quelle parole e sono riuscito a metterle insieme. E finalmente posso dichiarare la mia missione fallita. Fallita, ho perso. Ha vinto la blockchain. Perché studiandola, andando a capire veramente che cosa fa, ho detto questa cosa qui cambierà il mondo. E io non sono uno di quelli con l'entusiasmo facile. Mia moglie, che mi conosce benissimo, dice che sui cambiamenti io ho il pessimismo cosmico. Però mi sono trovato quella notte a un certo punto e gli ho detto no, guarda, devo dirti una cosa. Ho deciso, devo aprire un canale YouTube, devo raccontare alla gente come funziona, in maniera semplice ma accessibile, perché questa cosa toccherà tutti. Quindi ci provo, mi butto. È andata abbastanza bene. Ma che cosa avevo capito, che cos'è che avevo visto della blockchain che mi dava una dimostrazione forte del suo funzionamento? Bitcoin. C'è questa moneta, è una moneta libera, non ci sono stati che fanno o che possono fare delle leggi a riguardo, non ha una banca centrale, e, oddio, non ha neanche una banca, a dire la verità, perché volendo la banca possiamo farla noi, sul telefonino. Non sto parlando di una web app, di una banca che si appoggia al vostro conto. No, la banca è il telefonino. Voi immaginate che cosa vuol dire questo per quelle decine di migliaia di famiglie in giro per il mondo che non hanno nessun accesso a nessun servizio bancario o finanziario. Motivo per cui Oxfam, che è un'associazione non governativa che combatte appunto la povertà e le differenze, sta sviluppando proprio dei progetti in blockchain con delle valute tipo simili a Bitcoin, perché è più immediato, perché è più facile, perché funziona. E qui scatta la domanda, come fa a funzionare, come fa a essere sicuro se non c'è dietro una banca? Vi do qualche dato. La rete di Bitcoin ha contenuto e ha protetto l'equivalente di 810 miliardi di dollari al suo massimo e non è mai stato possibile rubare un solo centesimo. E non che non ci abbiano provato, eh? La rete di Bitcoin è distribuita in tutto il mondo. Vuol dire che può letteralmente sostenere degli attacchi nucleari. E quelle cosine carine tipo blocco del conto corrente,
limite al prelievo tipo Argentina o Grecia o blocco del conto. Non si possono fare. Peccato. No, peccato no, anzi, mi piace un sacco questa cosa qua. Diciamo che allora forse Bitcoin è più sicuro della vostra banca. Ok, ma a parte la moneta, che cosa si può fare? Possiamo provare ad applicarla, ad esempio, alla filiera del cibo. Sapere vita e morte e miracoli di un prodotto prima di comprarlo. Con quali ingredienti è fatto, se contiene degli allergeni, quali sono gli impegni vincolanti che il produttore si prende col consumatore. Immaginate questo cosa vuol dire, ad esempio, per il Made in Italy, per combattere l'Italian Sounding. O immaginate che invece di usarlo per il cibo lo usiamo per i farmaci, dove c'è un problema di contraffazione notevole, lì la contraffazione vuol dire poter morire. Oppure ci sono già delle polizze assicurative che lavorano esclusivamente in blockchain, per cui io posso, ad esempio, assicurare il mio volo aereo. Se arriva 2 ore in ritardo, invece di arrabbiarmi, quando sono lì sulla scaletta che sto scendendo dall'aereo, accendo il telefono, lo guardo, tac, il pagamento dell'assicurazione è già arrivato. Ah no, scusate, non c'è di mezzo un'assicurazione. Basta la blockchain, perché è abbastanza trasparente, fa da sola. Questo è fantastico, ovviamente, se non siete un assicuratore. E infatti banche, assicurazioni, consorzi stanno cominciando a guardare dentro questa cosa per non farsi lasciare indietro. Però diciamo che siccome lo fanno, diciamo, partendo da delle basi diverse, per degli scopi diversi, diciamo che è meglio l'originale della copia. Okay? Ma com'è possibile tutto questo? Diciamo che la funzione principale della blockchain è quella di disintermediare. Cioè, noi usiamo degli intermediari adesso, perché fondamentalmente sono l'unica cosa che possiamo, diciamo, appoggiarci quando dobbiamo fare uno scambio. Una figura intermedia che garantisca sia me che la mia controparte. La blockchain toglie questo elemento di mezzo. In realtà la blockchain toglie la necessità di fidarsi, perché si fa carico lei di tutto questo, in maniera ferrea. Questo, se ci pensiamo, rende immediatamente obsoleto ogni sistema che abbiamo di trasferire soldi o informazioni fra le persone. E com'è possibile tutto questo? Beh, la blockchain è fatta da una serie di elementi che sono un po' come degli ingranaggi. Dove vengono? Vengono da parti diverse del sapere umano, molto scorrelate fra di loro. C'è di mezzo matematica, informatica, economia, economia politica, sociologia e una serie di altre cose. E tutte quante vengono messe insieme a funzionare in maniera perfetta come un orologio. Ma sapete qual è il bello? Per certi versi la beffa. Tutti questi ingranaggi noi ce li avevamo già 20-30 anni fa. Cioè la blockchain è datata 2008, ma noi potevamo tranquillamente avercela nel 1990. Avevamo i pezzi. Cosa mancava? Mancavano delle idee geniali per usare questi pezzi e metterli insieme, per farli funzionare insieme. E quali sono queste geniali, secondo me? La prima è: ribaltiamo completamente il punto di vista. Ci sono stati dei tentativi di fare qualcosa di simile a Bitcoin e alla blockchain prima, ma sono tutti quanti falliti per un motivo. Si focalizzavano sul bene virtuale, sulla merce virtuale, sul dollaro digitale. Il problema di queste informazioni digitali è che io vado a casa e col copia e incolla, ho una zecca a casa, divento milionario, inflaziono il sistema e il sistema crolla, quindi non funziona. La blockchain allora che cosa fa? Ribalta l'oggetto su cui va a mettere l'attenzione. Non guarda più l'oggetto, ma la transazione, cioè lo spostamento di un oggetto dal precedente proprietario A al successivo proprietario B. Questo mi permette di fare esattamente tutte le stesse operazioni di prima, ma ho cambiato la natura dell'informazione. E quindi, avendo cambiato la natura dell'informazione, cambio il modo di gestirla. Ad esempio, idea geniale numero 2, cambia il modo di proteggerla. Mentre prima l'informazione noi eravamo abituati a proteggerla nascondendola, tenendola lontana, cifrandola, roba mia, non guardare. Quando si tratta di una transazione, il modo migliore per proteggerla è invece di divulgarla. Avete presente in compagnia quel classico amico che si dimentica sempre che i 10 euro glieli avevate già dati? E dalla volta dopo cosa fate? Oh ragazzi, testimoni tutti, Ok, è esattamente la stessa cosa. L'informazione pubblica è quella forte, perché è quella che conosciamo tutti, quella su cui poi non ci possono venire a dire bugie. Quindi quello che prima era un elemento di debolezza, l'abbiamo fatto diventare un elemento di forza, perché abbiamo una comunità con cui condividere quell'informazione. E qui, idea geniale numero 3, ci serve la comunità. Abbiamo un insieme di persone che volontariamente sostiene la blockchain, la tiene in piedi, la fa funzionare. E come ogni comunità,
si basa su un insieme di regole. La prima, già la più importante di tutte, è quella che dice: siamo tutti uguali. Tutti possiamo avere accesso alle stesse informazioni, tutti possiamo vedere tutti, e questo ci fa sì che siamo responsabili delle informazioni che vediamo, le possiamo andare a controllare e se non ci torna qualche cosa, le scartiamo. Queste sono le cosiddette regole win-win, perché io posso fare il mio interesse sulla blockchain, ovvio, ma nel farlo e per farlo devo fare anche gli interessi di tutta quanta la collettività. E quindi ci diamo forza l'un l'altro. Un altro effetto di queste regole, molto particolare, non si può barare. Potresti provarci, il problema è che costa talmente tanto, è talmente improbabile che tu ci riesca, o soprattutto è così eclatante che se ne accorgono tutti, che alla fine, sostanza, non conviene. Quindi in un certo senso la blockchain ci costringe all'onestà, alla trasparenza. E come facciamo ad avere un sistema di regole così aperto, chiaro, ma ferreo, da addirittura indurci a essere trasparenti e onesti? Usiamo la matematica, ma attenzione, un pezzo, la crittografia, ma attenzione, un pezzo, non quella che usano le spie per passaggi messaggi di nascosto e via dicendo, senza, perché l'informazione deve essere pubblica. Usiamo quella parte della crittografia che ci serve per capire chi ha messo un'informazione in maniera non ripudiabile e per controllare che poi nel tempo quell'informazione non sia cambiata. L'equivalente di quello che facciamo con la firma digitale, okay, però in modalità un po' più smart, se vogliamo. Poi ci sarebbero l'idea geniale numero 5, numero 6, numero 7, numero 8. Però, insomma, comincerei a tirar fuori tutte quelle cose da nerd che avevo promesso di non parlare. E tendenzialmente questo un po' fa già però capire qual è la portata della blockchain e su quali idee si basa. C'è un problema. Queste idee sono, per certi versi, anche un po' il tallone d'Achille della blockchain, per noi intelligenze umane. Perché ci chiede fondamentalmente di ribaltare il tipo di informazione, cambiare il modo in cui la gestisci, fare delle cose che non ci vengono spontanee. E questo è difficile da accettare per certi versi, perché vuol dire mettere in discussione delle cose che magari per noi sono fondamentali, su cui magari ci basiamo. Esempio classico, quando ti vengono a chiedere: ma sti bitcoin sono soldi veri? E lì parte la risposta provocativa che è già pronta: perché gli altri sono soldi veri? Cosa vuol dire essere soldi veri? E se sono soldi veri, a cosa serve una legge che impone a tutti quanti di accettarli come forma di pagamento? Qua partono delle discussioni che durano ore e birre, ma il punto non è capire chi dei due abbia ragione, ma capire a che cosa ti costringe a pensare la blockchain e che cosa devi mettere in discussione. E mettere in discussione degli assunti è difficile, ci chiede praticamente di uscire dalla nostra comfort zone e di rinunciare a certe abitudini, a certe cose che diamo per scontate, che magari non è che sono vere o sono normali, come le chiamiamo, sono semplicemente abitudinarie. E quando incominci a mettere in discussione, magari ti viene fuori il guizzo per dire: c'è un altro modo per farlo, magari addirittura migliore. Quindi vale la pena uscire fuori da questa comfort zone? Ovviamente sì, almeno da parte mia. Perché immaginate che già adesso sarebbe possibile fare un sistema basato sulla blockchain che ci permette di tracciare ogni singolo euro recuperato col gettito fiscale per andare a sapere dove viene speso. Difficoltà tecnica qua non c'è, ovviamente di altre difficoltà che stiamo parlando, okay? Oppure di avere un sistema di voto elettorale basato su blockchain. Non si può ancora fare, è difficilissimo, però ci stanno lavorando in tanti. Perché? Perché immaginate come potrebbe essere un sistema di voto elettorale basato sulla blockchain. Inclusivo. Tutti gli aventi diritto al voto possono votare. Verificabile. Io posso controllare che il mio voto è andato esattamente alla forza politica a cui l'ho designato e che è stato conteggiato, ma contemporaneamente protegge la mia privacy. Quindi il mio voto rimane segreto. E non posso barare. Non posso usare le informazioni che ho per fare, ad esempio, cose tipo il voto di scambio. Avete presente questo che cosa vuol dire per tutte le democrazie e le simili democrazie che ci sono in giro per il mondo? Quando all'inizio dicevo questa cosa cambierà il mondo, mica scherzavo, era a queste cose qua che mi riferivo. Però bisogna fare questo sforzo e allora bisogna ribaltare le idee, ribaltiamole le idee, perché ribaltare le idee è comunque il primo passo fondamentale, imprescindibile per ribaltare il mondo, o magari un suo pezzettino. E una volta che l'abbiamo ribaltato, magari lo possiamo ridisegnare, lo possiamo ripensare, tutti insieme.
magari proprio sugli elementi fondanti della blockchain. Perché in fondo tutti quanti vorremmo un mondo che sia più inclusivo, più trasparente, verificabile, dove non si può varare e più sicuro. Grazie.